Al Tonino Parisi di San Marco in Lamis si sfidano nel derby di ritorno per la Coppa Italia di eccellenza il San Marco in completo azzurro granata e l'Ortanova in completo bianco azzurro. Direzione di gara affidata al signor Gonzales della sezione arbitrale di Foggia, assistenti Rizzi e Latini della stessa sezione arbitrale. Si parte dall'1-1 dell'andata, Ortesi a caccia di un successo per passare il turno. La prima occasione è proprio per la formazione di Mister Bonetti, con la conclusione al sesto minuto da parte di Consolazio che colpisce l'incrocio dei pali. Poi ancora ci prova l'Ortanova. No, conclusione a distanza di Torracco, facile per Silvestri. Provano a replicare i padroni di casa con questo pallone messo in mezzo per Menicozzo, il pallone che termina alto sulla traversa. Poi arriva al 26esimo minuto, fallo a palla lontana da parte di Salerno, l'espulsione per il numero 9 che lascia la formazione garganica in 10 uomini. Ci prova Cormio dalla distanza con questo calcio di posizione, pallone alto sulla traversa. Poi le proteste degli Ortesi per l'atterramento di Consolazio in aria, fa giocare il direttore di gara. Arriva poi al 40esimo la conclusione di Colella sul calcio di posizione, devia e salva la porta Capossele. Allo scadere del primo tempo la rete meravigliosa da parte di Consolazio che su calcio di punizione porta avanti l'Ortanova e la seconda marcatura stagionale per l'attaccante biancazzurro dopo il gol della gara di andata su calcio di rigore. Finisce così il primo tempo con l'Ortanova avanti 1-0. La ripresa si apre con l'Ortanova ancora in avanti con Silvestri che interviene su questa conclusione dalla distanza. Poi ancora Consolazio, esce ancora Silvestri. Ci prova ancora l'Ortanova con la sgroppata e il gol del 2-0 siglato da Dascoli all'82 minuto, il gol da parte dell'esterno che porta l'Ortanova sul 2-0. E ancora Ortanova con Lanzone nel finale con questa sgroppata offensiva. Poi interviene Silvestri, allontana il pericolo. Sempre Ortanova nei minuti di recupero con Lanzone, viene servito in aria da Dascoli e la conclusione per il definitivo 3-0. La partita si chiude quindi con la vittoria dell'Ortanova che si qualifica al secondo turno per l'Ortanova. L'esordio in campionato domenica prossima sarà al FIGC di Foggia contro il Foggia in Cedit. Per il San Marco l'occasione del riscatto sarà la trasferta invece in casa del Polignano.